Al Forum Banca e PA è stato annunciato l'accordo per realizzare anche Roma e Giardini di Betti. Qual è la portata per la città di questa iniziativa green and no profit? Sì, si tratta di un accordo importante per noi perché attraverso appunto la sinergia con Esosport vogliamo portare questi parchi gioco all'interno della nostra città realizzati con scarpe da ginnastica riutilizzate, pertanto un lavoro ambientale importante. E un segnale anche importante, visto che si chiameranno i giardini di Betti, legato appunto alla moglie di Nicolas, che ha un po' inventato tutto questo. È un accordo importante che sta nel solco di un lavoro che stiamo facendo sui lavori pubblici e guarda con molta attenzione all'ambiente. Tra le altre iniziative ambientali e di efficienza energetica, avete annunciato un progetto imponente che cambierà l'illuminazione stradale di Roma. Assolutamente sì, è insieme appunto alla gara calore, che è la prima gara in Italia che approccia in maniera diversa e intelligente il tema dei riscaldamenti dei nostri edifici, che a Roma sono 1801, c'è questo piano LED che partirà a primavera, che stiamo realizzando con Acea, che riguarderà i 210.000 lampioni di Roma, un numero importante, il numero più grande del mondo, più di Los Angeles, pertanto un numero. È un'iniziativa sul quale puntiamo tantissimo, perché si sarà un efficientamento energetico importante. Roma cambierà luce, perché la luce LED sarà diversa e sarà ancora più una città ancora più affascinante, e faremo appunto un'iniziativa che anche dal punto di vista economico ci aiuterà molto per le casse del comune. La gara calore, premiata anche da Legambiente, segna un cambiamento radicale di approccio al riscaldamento del patrimonio immobiliare pubblico. Sì, i nostri figli tornavano a scuola dicendo: a dicembre abbiamo dovuto aprire le finestre perché faceva caldo. Non è più sopportabile una frase del genere. A, perché sono soldi spesi da parte dell'amministrazione comunale, e B, perché facciamo un danno ambientale enorme. E noi abbiamo fatto un'altra cosa: chiediamo alle aziende, alziamo l'asticella, voi guadagnate se risparmiate. Cioè, se fate efficientamento energetico nei nostri edifici, fate i cappotti termici, i pannelli fotovoltaici e tutto ciò che consente di risparmiare energia, voi guadagnerete. Pertanto noi alla fine di 15 anni avremo degli edifici ristrutturati, non a spese nostre, ma a spese delle imprese, perché questa idea innovativa e coraggiosa ci consentirà di portare 160 milioni di investimento, 3.000 posti di lavoro e togliete di mezzo 16.000 tonnellate di CO2. 25.000 tonnellate di CO2, che equivalgono a 16.000 macchine. Credo che insomma è un'impostazione che rivoluziona molto l'approccio e magari, come dicevamo anche all'altro convegno, è una spinta propulsiva che può aiutare anche le realtà pubbliche e private a partire dall'ABI. Gestire gli immobili pubblici di una città come Roma è una sfida difficile? Roma è una città enorme, importante, che non ha niente a che vedere come numeri con qualsiasi altra città italiana, e proprio per questo credo che un impegno coraggioso dell'amministrazione capitolina, quello che stiamo cercando di fare in questi mesi, da un anno e mezzo dal quale ci siamo insediati, vada in questa direzione, proprio per dimostrare anche ai piccoli comuni che si può fare. Se ce la fa Roma, che ha enormi problemi, ce la possono fare tutti. Un altro cambiamento di logica è la collaborazione con l'università e con i centri di ricerca per fare sistema e puntare sull'innovazione in ambito ambientale. Sì, noi stiamo collaborando con CNR, ENEA e tante università, perché c'è un patrimonio di teste, di giovani che studiano, che fanno tesi di laurea di altissimo livello e che spesso rimangono in un cassetto impolverato. Noi abbiamo anche in questo caso impolverato e rivoltato il concetto, e stiamo con i ragazzi e li chiamiamo. Il prossimo bando sulla mansione stradale sarà fatto proprio con alcuni ragazzi che sono usciti dall'università e hanno studiato le tecniche più innovative e più recenti. Ci sembra il modo più intelligente per pensare al futuro.